Ricevi? Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Baluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Allora, ragazzi, quest'oggi siamo con il nostro Tommaso, che, come potete vedere, è qui con una sua cara amica, ovvero Beatrice Longo. Io, ragazzi, l'ho un po' modificata perché appena cresciuta non mi piaceva tantissimo e ora la trovo veramente tanto ma tanto carina. E se ben ricordate, magari questo nome un po' vi ricorderà qualcosa, Beatrice comunque è un'amica d'infanzia, nel senso che loro si sono conosciuti tipo la primissima volta che con i genitori sono andati tutti al parco e hanno conosciuto comunque anche Beatrice. Era in realtà più amica del fratello, quindi di Leonardo all'inizio, ragazzi, ma poi col passare del tempo, frequentandosi, insomma, fatto sta, hanno stretto una buona amicizia con Tommaso e ora sono qui. Perché sono qui, ragazzi? Perché il proposito di Tommaso comunque è quello di rimettersi in forma. E lei, guardate che fisichetto, ovviamente lo aiuterà in questo proposito. Quindi, poi dopo venite qui, ragazzi, e esercitati nel pugilato insieme, perché io immagino che lei dica: ce la fai, vero, a quest'ora dopo tutti gli impegni? Chi mi hai preso per un dinosauro? Sono giovane, certo che ce la faccio. Ciao, e poi inoltre, se voglio trovare l'amore, devo... Certo, non è che sia intenzionato a legarmi tanto presto, però devo mettere da parte le bibite passate e darmi da fare. Caro, ma non preoccuparti, perché non è che l'amore lo trovi soltanto se sei uno stecco, tranquillo. Capisci, a costo di ammanettarmi al sacco, lo voglio gridare a gran voce che questo è il mio proposito. Vedi che sto già facendo dei progressi. E lei, beh sì, è innegabile, sei migliorato molto. E ovviamente doveva esserci qualcuno, ovvero Don Lotario, se non... ecco, a rompere il pero. Mi pare ovvio. Allora, venite qua, ragazzi, su. Quindi vai, esercitati. Sei molto giocoso, ora vedrai che ti passerà. Ma dai, ma allora è sfiga. Ma perché tutti qua venite? Oh, per piacere, noi, a noi serve un sacco, quindi per favore, chiama da te Don Lotario. Chiamalo, forza. Chiamalo. Senta, scusi, lei col cappellino? Ecco, vai. Forza, ragazzi, bisogna ricorrere a queste... questi mettucci, ecco. Non dovevate farlo insieme? Vabbè. Allenamento energico insieme. Ce la fate a farlo insieme, ragazzi? Vabbè. Diciamo che si motivano l'un l'altro, perché lei ci tiene a rimanere in forma sempre, mentre lui invece sta facendo questo lavoro su se stesso, ragazzi. Sì, vabbè, anche perché magari fra virgolette spinto, motivato dal fatto che vede i suoi fratelli che comunque stanno iniziando, no? Ecco, ho raggiunto il livello di forma fisica 3. Può fare corse di resistenza sul tapirulan, può anche usare il computer per cercare consigli per allenarsi, perché no? Spinto comunque dal fatto che vede che i suoi fratelli, ragazzi, stanno iniziando a interessarsi comunque all'amore, ad avere delle prime storie, e lui vuole lavorare su se stesso per mettersi in forma, ecco, stare in forma. Non deve, ripeto, diventare uno stecco, però stare in forma. Vai così, bello di casa, vai. Cara, come va? Tutto bene? Io volevo farvi allenare insieme, ce la farò mai? Fermi tutti. Mazza, oh, vai così. Tesoro, ma... allora, fermi tutti. Fermatevi un minuto, io vorrei... che vi esercitate insieme nel pugilato, non che questa mi sta qua a fare 800.000 flessioni. Niente, vabbè, non... niente, ragazzi, non se ne esce, vabbè. E non che però... puoi tipo interagire con lei qua? Vediamo un po', ragazzi. Io volevo farli fare qualcosa insieme, su. Allenamento vai oltre limite. Però volevo lo facessi con lei. Sentite, allora, venite qua, vai qui insieme.
Ce la fate? Vai qui insieme, per favore? Grazie. Allora, ma non me lo fa fare insieme, ragazzi. Perché? Vabbè, niente, su. Se non che, dicevo, a una certa, sì, ragazzi, porta qui Jacopino. Perché anche il caro Jacopo, come sapete, sta cercando, no, di ritrovare la forma fisica, non dico perduta, perché lui comunque ogni tanto va a fare jogging, però sapete bene comunque che essendo un musicista, stando tante ore comunque seduto alla tastiera, comunque quello che è necessariamente, ragazzi, tempo a poco, vedete come motiva, vai così, vai. Ah, ecco perché, ma non state più nel gruppo insieme, fermi tutti allora. No, aspetta però, forse state nel gruppo insieme voi due. Eh sì, state nel gruppo insieme, ma no, non c'è un però da fare. E quindi sì, diciamo, vedete, anche lui livello 4. Secondo me Tommaso ha ripreso un po' il fisico di Jacopo, perché come potete vedere, guardate già, ragazzi, i progressi. Guardate, non ha più tutta quella pancia che aveva prima. Sta veramente facendo progressi con l'aiuto della sua amica. E secondo me sì, ha il fisico di Jacopino. Dove stai andando, tesoro? Ma mi vai a motivare qualcun altro, bella mia? No, cioè non... Assolutamente no. Mi vuoi rimorchiare il lobo qua? Guarda, lascia stare, tesoro, un caso perso. E quindi sì, ragazzi, in questo episodio bisogna darci dentro, perché io ho in mente dei progetti per il caro Tommy. Sicuramente, no? Certo, San Luna di notte, però vabbè. Caro, come va? Chi è questo? Chiacchiera con Brent. Ma tu non sei venuto qua per chiacchierare. Quindi se può darti una mano con l'allenamento, bene. Se no la vedo dura. Scusami, vai così, Tommy, siamo tutti con te. Come sta andando, caro? Sapete, è entrato un po', secondo me, in una fase che non dico sia ossessionato dalla forma fisica, però, ragazzi, quasi. Ci tiene veramente tanto a stare in forma. Proprio tanto. Basta, guarda, fai una cosa. Corri qua vicino a tuo padre. Sei giocoso ancora, cappero? Sei più che resistente. Vai così, caro, vai. Mi piace l'idea che padre e figlio si allenino insieme, ragazzi. Mi piace molto. Guardate la serietà, ragazzi. Guardate. Ma proprio stesso ritmo, guardate la falcata. Vai così. Vai così. Salve. Lei è sempre qua, comunque, in mezzo al pero, eh. Non ce lo togliamo mai da... Vabbè. Immagino che lei sia andata via. Oh, è uno dei due, doveva cadere prima o poi. Mi sembrava strano. Attenzione dei Sim Goffi, lo so. Lo so che tu... È stata una bella sfida questa, ragazzi. Sarà una bella sfida perché lui è goffo. E quindi, come dice qua, questi Sim hanno spesso problemi con le attività fisiche, ma non se ne fanno un problema e si concedono una risata. Ecco perché lui è tanto giocoso. Perché anche se fa le figuracce, tutta pirulante, se la ride e se la canta e se la suona da solo. Eccovelo là. Bingo. Olè. Hai fatto il bis, tesoro. Siamo veramente tutti molto fieri. Che bello. Lui invece, ragazzi, proprio guardate, non sembra un tizio che sta tutto il giorno con lo strumento musicale a portata di mano e che quindi è assolutamente fuori forma. Chi lo direbbe mai? Nessuno. Eppure è così. Tesoro, lo sai che fra poco devi tornare? Perché lui domani non andrà a scuola, ragazzi. Perché, cari daje, perché comunque questo episodio è dedicato proprio a lui. Però, insomma, devi anche riprenderti. Quindi direi a questo punto che noi ci vediamo. Lui si allenerà ancora un pochino qui, ragazzi. E noi poi ci vedremo il giorno dopo, insomma, quando lui si sarà un pochino più ripreso. Per stare ancora un po', mamma mia, ragazzi, con il nostro Tommaso. Non lo vedo tanto preso, ragazzi, dal romanticismo in questo momento. Lui è, sì, sicuramente la spinta, ecco, l'ha ricevuta, come dicevo poco fa, vedendo i suoi fratelli che hanno iniziato, no? I primi approcci amorosi. Chi è?
Vorrebbe venire da te, è certo che va bene, ovvio che dice di no, figuriamoci. Però ragazzi, non assolutamente non è ancora interessato all'amore. Vedi, voglio brillare come una stella, voglio dire trovare la mia il perfetto equilibrio, la mia forma fisica, capisci? Perché non mi potevo soffrire prima. Lui sì, l'ha sofferto molto, ragazzi. Diciamo Sansa? Il peso in più, i chili in più. Mark. L'hanno fatto soffrire molto, quindi... Yes, Norb! Lunè! Vedi, ho letto molti libri sull'allenamento e so perfettamente come devo fare, come devo comportarmi. Quindi non preoccuparti, ecco, di scuri delle tecniche di fitness. È diventato un po', ragazzi, veramente una sorta di... Forni fatosa fab. Quasi. Di conversazione profonda, no? Ti aiuterò, lo sai. Insomma, è un progetto che abbiamo in comune. Sì, ho messo da parte il cibo spazzatura, ho messo da parte qualunque cosa per stare di nuovo in forma, ecco. Sì, lo so che la palestra magari può costare tanto, è tanto sacrificio, però vedrai che una volta ottenuti i risultati ti sentirai molto meglio. Già come stai meglio adesso, sì, hai proprio ragione. Già, sì, no, dovremmo allenarci forse a suon di tamburi, no tesoro, non ce n'è bisogno, insomma. Direi che, ecco, magari le fa un complimento del tipo, io ti ringrazio tanto perché tu comunque... Mi stai aiutando in questo percorso, ma mi stai un po' tenendo per mano. Lei, mamma, figurati. Mi esprimerà ammirazione. Narfa. Per me è un piacere, guarda. Certo, dopo tutto ci conosciamo da quando siamo bambini, da quando ti sei trasferito qui. Quindi un domani vedrai, quando avremo entrambi un'auto, potremo anche andare magari fuori a fare delle tipo scalate. Sì, vabbè, ora non esageriamo, tesoro. E lui, beh sì, sarebbe un'idea fantastica, ma sì, promettiamocelo, dai, facciamo in modo che non sia una bidonata questa cosa. No, non sarà una bidonata, tesoro, tranquilla. E purtroppo il jogging insieme non si può, però... Dice, guarda, io mi vado ad allenare. Che dici, vieni con me? Ci pensa, hai appena fatto la piega. Lo so, tesoro, che devi fare. E quindi sì, ragazzi, lui veramente... Cioè, è arrivato anche Summer, fate un po' quello che cappero vi pare. Lui veramente, ragazzi, magari ossessionato è una parola forte, però ci tiene veramente tanto, vedete? Proprio tutti i giorni lui di solito va a scuola, poi fa i compiti, finiti i compiti. Ragazzi, viene qui. Si fa il suo percorso, come potete vedere. E il fatto che stia già ottenendo comunque dei risultati, no? Lo rende, ragazzi, ovviamente entusiasta. Ma senti, caro, non appena diventerai energico, che ne dici di fare altro se non a parte il vlogging? Arsenio, caro, hai visto chi c'è? Mamma mia, ha ridotto uno schifo pure questo. Sì, mazza, bello, vendi a un collezionista, non potrei proprio farne a meno. Eccovelo qua. Beh, ragazzi, cosa fa lei? È venuta qui, niente? Va bene, ok, allora sarà lui a... Arsenio, sei mancato molto, ma sai il lavoro, gli impegni? Ma... Zuccherino, non devi dirlo neanche per scherzo, insomma. Davvero? Ma certo, e lui già sta pensando, questa vuole il brillocca al dito, non se ne parla. Eh sì, la socialità è bassa, tesoro, quindi sappiamo bene qual è il problema. In una giornata bellissima come questa, non potevo non venire a trovarti. Ma stavo pensando, se vuoi potrei liberarti un cassettone a casa mia. Sai, se non vuoi più stare... con tua figlia. Beh, ora parliamo d'altro. Certo, ti credo, parliamo d'altro, sì. Tu potresti a questo punto vediamo un po'. No, ma che ti eserciti a cantare, ragazzi? No. Fai un'altra, vai a fare ancora jogging, dai. Mai fatto gruppo con lei, ragazzi? Fermi tutti. Sì, c'è il gruppo. Peccato che non possono farlo insieme. Non possono andare a correre insieme, ragazzi. Veramente un peccato.
Dov'è? Dove? Ragazzi, io mi perdo. Ok. Ecco, tu stai mangiando. Ok, tutto a posto gli altri? Patata, anche tu quando puoi, vieni qua, ti prendi gli avanzi. E qui invece sappiamo entrambi qual è l'obiettivo. Vai in bagno, perché sì, tua figlia non c'è, e quando tua figlia non c'è sappiamo entrambi cosa succede. Il nostro adorabile Marpion. Su. Ma dov'è, ragazzi? Io me lo perdo sempre quando vengo. Oh, perfetto. Come va, caro? Stai bene? Ragazzi, sta facendo progressi veramente molto rapidamente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa sorta di fissazione, no? Di Tommaso per l'attività fisica. Cioè, la condividete, non la condividete? Potete comprenderlo, per voi è esagerato? E ditemi soprattutto se secondo voi... Cioè, sta bene così, ragazzi? Potrebbe obiettivamente smettere di essere ossessionato? Oppure, secondo voi, dovrebbe continuare? Quindi, diciamo che comprendete, no? La sua fissa. Sono curiosa. Eccovelo qua. Con Summer. Allora, non sicuro che non ci vedano, ma no. Angelo mio, chi vuoi che ci veda? Certo, chi vuoi che ci veda? Vedi se torna tua figlia, che cappero di casino succede qua. Guidato lei. Fermi tutti. Per la prima volta non è Arsenio a mettere una scusa, ma è qualcuno che l'ha liquidato così. Chiaro, Summer evidentemente ne sa la ragazza. Immaginiamo, appunto, dicevo, che i due, no, magari stiano guardando un programma sulle tecniche tipo di fitness, o qualche intervista a qualche, non lo so, attore, sapete, scusate, sportivo, ecco, più che attore. No? E lui ovviamente, vedete, continua a parlarle di questo. Non so se lei, tesoro, si è interessata sempre solo a questo. Però, diciamo che... Vedi, ho trovato anche questo filmato su alcune tecniche, insomma, per l'attività fisica, se ti interessa. Lei, ragazzi, secondo me, un interesse per Tommy ce l'ha. Però vedete, lui... ricevuto un aumento, bene, ci fa tanto piacere. Dicevo, lui sì, l'apprezza, tanto gentile, tanto carina, però c'è qualcosa, ragazzi, è come se ci fosse qualcosa. Quindi diciamo che lui, in modo molto amichevole, secondo me, vuole parlare con lei. Cioè, le vuole dire: guarda, io apprezzo tanto quello che tu fai per me, però non vorrei, insomma, ecco, che tu sperassi in qualcos'altro. Sì, diciamo che le relazioni dei suoi fratelli, chiamiamole relazioni, ha dato un po' la spinta per rimettersi in forma, per cercare, no, di stare meglio, di vivere al meglio, di stare bene con se stesso, ragazzi, perché lui comunque, a prescindere, anche se i suoi fratelli non avessero avuto relazioni o inciuci o intrecci amorosi, intralazzi, quello che vi pare, comunque lui ne sentiva proprio il bisogno, ecco, ne soffriva proprio lui. Vedi, non ci vuole una scienza. Insomma, con me, ma non vorrei che tu pensassi che, insomma, da parte mia possa esserci altro se non amicizia. Vedi, io in questo momento, no? Fai un... Ecco, un'altra conversazione profonda, poi magari. So. No, cioè, nel senso... Kevin Durkheim! Tu sei fantastica, insomma, per te sei una stella, però... Io, senti, guarda, non devi preoccuparti, Tommy, io veramente non è... Non lo so, mi sento un lama a fare questi discorsi, è solo che al momento non mi interessa avere una relazione, capisci? E non vorrei illuderti, magari... qualcosa... diverso, puoi pensare magari che c'è fra noi? Perché vedi, io non sono pronto. Non devi preoccuparti.
preoccuparti, vedi, è musica per le mie orecchie, perché io non sono interessata, cioè, nel senso, mi voglio un gran bene, sì. No, sai perché? Non è sicuramente mia intenzione neanche avere un'amica di letto. Beh, perché mi hai preso, eh? Io ti aiuto volentieri perché siamo amici da sempre, insomma, sì. Poi ci hanno messo anche insieme a scuola a fare quella ricerca. Però no, non ti devi preoccupare, non mi offendo. La barra del divertimento, ragazzi, resta così. Ti ringrazio per aver capito, insomma, cioè, non volevo problemi tra noi. Vedi, tu mi aiuti molto, sei così gentile. Ma che c'è? Chi è? Travis, per favore, hai rotto il pelo. Qua chi è? Proprio ora c'è una festa scatenata alle scogliere, vuoi farci un salto? Non stai messo benissimo, però forse una festicciola non ti farebbe male. Accetta e seleziona sim con cui viaggiare. Perché no? Perché no, ragazzi? Con Tommaso, Beatrice, Giorgia. Secondo me si potrebbe anche fare. Perché non concludere questa bella giornata, ragazzi, con una festicciola? Sono le 10 di sera, quindi perché no? Direi che noi ci vediamo alla festa. Ok, ragazzi, siamo alla festicciola. Una festa di ballo, quindi perché no? Dai, ragazzi, si meritano un po' di divertimento. Quindi fermi tutti, perché il pannello di controllo imposta il volume basso. Non voglio perdere l'udito. Quindi potreste venire qua e fare un bel ballo insieme. Divertitevi, ragazzi. Guardate Leo tutto in tiro. Fermi, ve lo devo mostrare. È un po' col plumbob girato perché il divertimento è basso, ma guardate quant'è carino. Lo adoro, ragazzi, lo adoro tanto. E quindi veramente fatemi sapere, secondo voi, lo so che c'è sofferenza familiare, dovevo proprio scappare da questa famiglia. Madonna, non esageriamo. Oh, senti cara, sai cosa potresti fare tu? Potresti invitare nel lotto attuale quel tuo amico Davide. Eh? Che dici? Perché no? Anche questa è attività fisica, ovviamente. Quindi ragazzi, cosa ne pensate voi di questa, come dicevo prima, di questa fissa? Cioè, nel senso, è talmente preso da, secondo voi, dal rimettersi in forma, dai suoi obiettivi, insomma, da tutto il resto, che è per questo, ragazzi, che non è momentaneamente interessato ad avere una relazione, indipendentemente da Beatrice, che insomma si è rivelata essere veramente una cara amica, ragazzi. Però, secondo voi, è per questo? Allora, fermati. Tesoro, è arrivato? Sì, tanto giusto un po', cioè nel senso, non è che ballare 54 da balli, ancora non c'è. Quindi tu intanto divertiti, poi se lui arriva bene, se no pazienza, vai, balla. Oh, è la prima festa, ragazzi, eccolo, la prima festa dei nostri adolescenti tutti insieme. E quindi poi parlaci, insomma, fai quello che ti pare. E lui ovviamente, ragazzi, verrà qui perché lei sta qui a fare il caprone, che a dire della giornata, insomma, no? Guardate che belli, ragazzi, mi piacciono proprio tanto. Guardate lei, bella come il sole, ovviamente. Poi rallegra, insomma, sì. Fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, del tipo di vita che sta facendo in questo momento il caro Tommaso, ragazzi. Perché lui è veramente molto molto preso. Ah, bene, per carità, però è molto molto preso. Vai, racconti un aneddoto divertente, insomma. E ditemi cosa ne pensate del suo cambiamento fisico. Veramente, ci tengo a saperlo. Cioè, va bene così? Deve ancora mettersi in forma, ancora, ragazzi. Io non volevo diventasse, non voglio diventare secco, però diciamo che al momento, secondo me, non sarà facile distogliere Tommaso dall'attività fisica. Non lo vedo, cioè lo vedo particolarmente coinvolto, non vedo uno che molla l'osso. Ho detto proprio in maniera diretta, ragazzi. Ecco, è tornata, tu racconti una barzelletta sui vecchi tempi.
Allora, quando andiamo a mangiare il mezzino al formaggio grigliato, dove mi avevi detto, non ho sentito parlare molto bene, sento che in quel posto ci sono strani rumori molesti, caro, non andiamo a indagare più nel dettaglio. Modo di vederci alla prossima, ok, ciao cara. Tu invece come sta andando? Che vi siete scambiati i numeri? Ma sei tremenda. Allora, fermi tutti. Fermi. Dai, un balletto con lui te lo devi assolutamente fare proprio. Forma un gruppo. Ma perché non ce lo dà a lui, ragazzi? Forse perché... Vabbè, fai una cosa, guarda. Facciamo prima. Sì, perché tu sei a disagio, tesoro. Vabbè, potresti parlare con lui un po'. Sì, fare complimenti per l'abito, insomma, abbiamo capito che c'è una vaga cotta qua, proprio leggera. Ma lui si tuffa per te? Si stava tuffando per te, per caso? Peccato che sei stanco se non un bagnetto. Hai sempre un bellissimo sorriso. Beh, devo dire che sono fortunato ad avere una ragazza così affascinante che mi fa questi complimenti. mi prendi in giro, vero? Non stavi dicendo questo. Ma certo che lo stavo dicendo. Perché non sai di essere una bella ragazza? Per favore, per favore. Oh. Abbiamo capito, sì, come ragazzi. Abbiamo capito. Lui ha scatenato il livello 2 di ballo. Wow. Condividi con lui le insicurezze. E quindi, ragazzi, io direi che a questo punto, con i nostri che si concedono questa festicciola, tra poco tornate a casa, ragazzi, perché voglio dire, è il caso. Noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Siamo stati un po' con Tommaso, ragazzi. Al momento, Tommaso la pensa così, insomma, vive così la situazione. Lui sta bene nel vivere praticamente la sua vita all'interno di una palestra che è qua. Si è annoiato. Il pubblico non riesce a calarsi nel ritmo, forse devi sviluppare l'abilità di mixaggio. Ma sì, certo, proprio tu. Dicevo, lui è in questo momento è proprio, ragazzi, preso dall'allenamento fisico, dalla palestra, da tutto ciò che riguarda comunque il miglioramento, ecco, diciamo, lavorare sul proprio aspetto, ecco. E quindi non è interessato ad avere una relazione. Più avanti, ragazzi, vi dirò perché, però al momento non è interessato, quindi chissà, cambierà idea, ragazzi, secondo voi, a breve, oppure per parecchio tempo il nostro non vorrà avere niente a che fare comunque con le faccende di cuore. Detto questo, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettete un piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi, trovate la programmazione del canale, le mie playlist, ma soprattutto, ragazzi, i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay macchina con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali ed iscrivetevi, perché ne vale veramente, ma veramente la pena, e soprattutto attivate la campanellina, perché in questo modo resterete sempre aggiornati sui contenuti pubblicati sui nostri canali, perché nel momento in cui pubblicheremo un video vi arriverà una notifica, ragazzi, quindi vi raccomando, campanelle attive. Vi ricordo infine che ho aperto un nuovo account Instagram e... utilizzando sempre ovviamente The Sims 4, ragazzi, sto scrivendo una storia con appunto foto, quindi lavorate con Photoshop, quindi ho ripreso un po' la mano, sto cercando di riprendere un po' la mano perché erano veramente anni, ragazzi, che non mi mettevo, diciamo, in gioco, ecco, sotto questo punto di vista. Però avevo veramente voglia di provare e quindi sì. Spero possa interessarvi e qualora fosse di vostro gradimento, ragazzi, o di vostro interesse, comunque fatemelo sapere nei commenti, perché ci tengo a sapere cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Ci volevi provare a farti il bagnetto con lei, guardate che fisichetto, ragazzi, perché voglio lasciare le ragazze che guardano questa serie con questa immagine.
E quindi direi che io vi auguro un fantastico fine settimana, una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo sul Soul Simmers. E non.